Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di... Odio gente ora si ride, parte il podcast di Daniele, questo è il canale di Daniele, Daddy Matter, non ne puoi proprio fare a meno. Questo è il canale di Daniele, Daddy Matter, non è un vampiro di te. Fin dai tempi più antichi, l'uomo ha sognato e ha cercato in tutti i modi di fare una cosa che lo rendesse libero, una cosa che gli donasse leggerezza, una cosa che gli avrebbe donato le ali. Diventare un assorbente esterno? Sì, è esattamente quello che stavo per dire. Davvero? No. L'uomo ha da sempre sognato di poter volare. Ovvio, inizialmente non c'erano aeroplani, jet, shuttle, Red Bull. Quindi si è cominciato con piccoli balzi. Oh, ma va tutto bene? Porca che sleppa! Ovviamente non è che si poteva pretendere la riuscita dell'impresa al primo tentativo. Quindi i nostri avi, dopo vari tentativi, affinarono la tecnica. Hai finito di fare lo scemo! Daniele! Stavo dicendo, dopo vari tentativi si arrivò alla conclusione che per poter spiccare il volo fosse necessaria una bella rincorsa, quindi un lungo percorso di decollo. Possibilmente sgombro. Possibile che solo gli uccelli? Quelli che volano? Avevano questo grande dono? Dovete sapere che questa domanda se la sono posta anche gli animali terrestri. E per animali terrestri intendo quelli che non volano. Tutti almeno una volta nella vita hanno provato a spiccare il volo. E finalmente, dopo un sacco di prove finite in disgrazia, l'uomo riuscì a spiccare il volo, inventando un magico strumento capace di infrangere la forza di gravità. L'aeroplano, il mezzo più sicuro al mondo. E meno male che è il mezzo più sicuro al mondo. Mi pareva un sottomarino con le ali. Ma è il mezzo più sicuro al mondo. Rispetto alla macchina, alle moto, tra tutti gli altri è quello che ha subito meno incidenti. Poi fattene una ragione, se è la tua ora, è la tua ora comunque. Ah Daniele, ma vaffanculo. Se non è la mia ora, ma è l'ora del mio vicino di posto, l'aereo è sempre lo stesso, eh. Ma magari. Comunque, nonostante il progredire della tecnologia di questi mezzi di trasporto, l'uomo non è ancora soddisfatto. Infatti cerca in tutti i modi di eliminare materiale intorno a lui ed essere sempre più indipendente dai motori per poter volare. Zutta, andas mi scazzi mio, spadi da su dietro! What? Ебать его конем! E per terminare la puntata di oggi, ben due ragazze sexy ci dimostreranno le loro ricerche scientifiche in campo aerodinamico. Pare infatti che abbiano scoperto un nuovo metodo per simulare un aeroplano senza l'ausilio di macchinari. One, two... Okay, no, you put it here. Okay. And... Fly!
La scorsa volta vi ho lasciato con questa domanda: perché quando usciamo dal parrucchiere il nuovo taglio ci fa sempre cagare? Ciao, questo è un video risposta per Daniele da Simmatter. È semplice, ovvia, è banale, è scontata, ma è quella che le parrucchiere si fanno i cazzi loro. Vediamo una tipica scena. Ciao cara, dimmi. Ciao, sono venuta da me a spondatina i capelli. Ma certo, gioia, dimmi pure, come li facciamo? Ed è qui che entra in gioco la capacità delle parrucchiere di mantenere un'espressione impeccabile mentre cortesemente si fanno gli affari loro e ignorano i tuoi. Dov'è che questa cosa viene a danneggiarci? Quando la loro capacità di non ascoltare si riduce a captare solamente l'ultima parola della frase che stavamo dicendo. Vorrei una frangia lunga, non corta. E non tagliamo le lunghezze, cioè non voglio un taglionetto. Poi fammeli ricci, non piastrati. Vediamo il risultato. Appunto. Questo è tutto quello che posso dire. Un bacione alla mamma e California. Ringrazio Marty Borderline per la risposta e vi lascio con la seguente domanda. Avete presente quando siete seduti in macchina, in autostrada e siete incolonnati in una fila mostruosa? Ora, secondo voi, cosa cazzo sta facendo il primo? Vi prego di rispondermi con un video di risposta qua sotto e non là sopra. E ora passiamo ai saluti. Saluto Marta e Janie che hanno la maglietta California. Mando un bacione a Mika. Mando un bacione a Valentina alias Vale Savi e ringrazio Ilenia per lo splendido ritratto. Cari ragazzi, la puntata di oggi finisce qui. Vi mando tanti cari saluti. Dai, clicca mi piace. Dai, dai, aggiungi i video preferiti. Un bacione alla mamma, California, e al prossimo video! Di quei giorni in cui non sai più cosa fare, più ti sbatti in giro, non risolvi niente, tutto è da cancellare. Scazzo su YouTube, voglio divertirmi, video fighi, zero meno. Becco un video spacco che mi piega in due, fissa assurda, non ci credo. Questo è il canale di Daniele Dazematter, non ne puoi proprio fare a meno. Dazematter, sempre giù ti tira su, dalla prima volta non ti stacchi più. Non ci sto più dentro, troppi video mi son perso dentro questo schermo. Oggi scopro un universo, la gente non sta bene, posta video assurdi, tanto dice ma chi li vede. Occhio gente, ora si ride, parte il podcast di Daniele. Questo è il canale di Daniele Dazematter, non ne puoi proprio fare a meno. È Dazematter, questo è il canale di Daniele Dazematter, non è un vampiro qui te. Beh, no, ma non si vede che... Ma non siete un tubo. Accendete la lucina, Andre. California, yeah. Mi pare un video mentre facciamo questi domande. Ah, bene, poi ci dobbiamo far vedere. Facciamo una foto. Aspetta, io posso venire nel California. Video. California. 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 California style. California style. California style. California style.